cavolo, sono in ritardo. Benvenuti cari ragazzi nel Winblog, eccoci qui tornati. Dopo parecchio di tempo che non faccio più videoblog a causa scuola, sto riuscendo piano piano a rimettere in piedi il sito, il blog, che ha subito un attacco, però per fortuna avevo la copia di backup del database, l'ho ripristinato e bene o male è andata abbastanza bene, ok. Cominciamo subito con ringraziare i nuovi utenti iscritti, tra il quale in particolare Informatica Facile, ma anche Ciao Raga 1000. E devo rispondere proprio a Ciao Raga 1000, che mi chiede: ciao, ho dimenticato la password, ripristinando, adesso io vi dico completo perché so il video a cui si è riferito, ripristinando il mio iPod, cos'era, no? O il mio comunque dispositivo. Me la richiederà, ti rispondo in semplici parole: devi ripristinare come nuovo dispositivo o in un backup antecedente all'inserimento del blocco della password, altrimenti la password ritornerà a chiedertela. Ok, e ti avviso che ciò ripristinando il nuovo dispositivo, se hai qualche gioco, qualche cosa così, perderai tutti i dati, ovviamente, se non sono sincronizzati con Game Center, ovvio questo, Tutto ciò che non è sincronizzato con Game Center o altri comunque centri così, puoi utilizzare, se riesci ad avviarlo in qualche maniera, entrarci dentro qualche programma col jailbreak per ripristinarlo, ma non sto qui a parlare di jailbreak e di, insomma, di varie modifiche. Oggi sono qui anche, dopo aver fatto queste semplici parole, per parlarvi della suite, diciamo, l'iWork per iPod, iPhone e iPad. Io qui ho naturalmente il mio iPod Touch, ok, l'ho riconosciuto subito, display recorder, ok. Tempo che... ah, scusate, era bloccata la schermata. Voglio, incominciamo subito, se arriva il cavo, voglio farvi vedere, diciamo, queste tre applicazioni. Premetto che adesso è un po' incasinato perché... sì, non trovo più qui la schermata delle impostazioni, faccio sempre così. Ultimamente, non so perché sembra che sia sparita. Eccolo qua, impostazioni, insomma. E... tempo che carica. Non so se... eccolo. Ci vuole un attimo un po' perché per far vedere sul PC. Se andiamo a vedere su generali e su info, come potete vedere, ho aggiornato al 4.3.3. Ok. Naturalmente ho attivato la gestione multitouch. Se voi non so se ve ne potete accorgere che io sto utilizzando la gestione multitouch. Comunque... andiamo un attimo ad aprire sotto, eccolo qua, devo chiudere un po' di applicazioni, vedete, andiamo a parlare, ecco, display recorder va bene, sì, chiudiamo un po' di applicazioni, ok, andiamo a parlare di queste tre applicazioni principalmente, Pages, queste qua, ve le indico col mouse, Pages, Keynote e Numbers. Andiamo ad aprire le normal, aspettate che le chiudo anche dal multitasking, 1, 2, 3, lascio solo il display recorder, che vi serve per farvelo vedere qua, per farvi vedere qui sul computer la schermata dell'iPod. Ok, io scorro, se la trovo, eccolo qua. Vabbè, Keynote, io parto in ordine da Pages, poi Numbers e poi Keynote. Primo Pages, che corrisponderebbe a Microsoft Word, ipoteticamente. Faccio vedere un documento che ho fatto io, questo è il nuovo articolo che andrà poi inserito, adesso questa è una parte, perché l'altra parte c'era sul PC, per il Winblog Italia, per il blog vero e proprio. Per esempio, noi possiamo, vedete, copiare, incollare, abbiamo altre versioni. Adesso io ho anche AppTag, no, come si chiama? No, adesso non mi viene. Comunque c'ho anche un tweak di sito che si installa insieme a CLS che, diciamo, dà delle funzionalità in più, delle scorciatoie. Noi possiamo cliccando info andare a cambiare la tipologia del titolo, vedete, corsivo, sottolineato, a fare i vari elenchi puntati e andare a modificare il layout, per esempio. Ok, oltre a questo possiamo anche inserire, diamo l'invio un attimo, lo riportiamo centrale, ecco, lo mettiamo centrale. Possiamo anche inserire delle foto da un album, da direttamente la rollina foto, ma non solo foto tipo queste, ma anche bensì tabelle. Adesso, spero che voi la vediate in tempo abbastanza reale come lo vedo io, perché io lo vedo in tempo realissimo. Scusate se sentite la mia voce prima del video, ma sapete che è un delay di collegamento tra l'iPod e il, diciamo, il desktop. Quindi grafici, altresì grafici di ogni tipologia e portata, comodissimi anche per gli studenti che magari in mobilità vogliono farsi dei, ad esempio, non l'ho mai provato, sinceramente potrebbe tornare comodo, io quando faccio le relazioni, scusate, mi si è chiuso, di fisica, che in mobilità, cioè, me la preparo quando sono sull'autobus. Varie forme,
con caselle di testo, insomma, gli elementi, diciamo che è ricchissimo come applicativo. Nelle impostazioni possiamo trovare, vabbè, la ricerca di una parola, ovvio, la condivisione alla stampa via, l'invio del documento via email, la stampa del documento, ovviamente via AirPrint, la condivisione via iWork.com, l'invio ad iTunes, che poi vi faccio vedere come funziona, la copia su iDisk o la copia su WebDAV. Andiamo subito a vedere un po' di cose però. Per esempio, iWork.com. Vabbè, l'iDisk lo sapete cos'è, non ve lo so spiegare, vedete? L'iWork potete accedere con il vostro, è ancora in fase beta, vabbè, vi preavviso. E potete accedere col vostro Live ID, tipo il mio. Anzi, in accesso per 2 settimane. Potete accedere. Vedi? Vi comincio a fare benvenuto su iWork. Potete avere le ulteriori informazioni su iWork e vi si apre cos'è iWork per Mac. Comunque dice che i tuoi documenti pubblicati tramite iWork verranno posizionati qui. Adesso cosa vado a fare io? Vi affianco qua la schermata, vado a impostare un attimo la connettività wifi, ok, il wifi già attivo, dovrebbe auto agganciarlo in breve tempo. Vi farò vedere come inviarlo su iWork. Ovviamente iWork è gratuito, però poi l'iDisk invece no, perché fa parte del, diciamo, del futuro iCloud, mi sembra che farà parte, comunque fa parte del cosiddetto, adesso ve lo dico, Apple, che non me lo ricordo mai. È 3 giorni che cerco di ricordarmelo, ma non me lo ricordo mai. Forse dallo store lo troviamo. Forse. Forse cerco iDisk, perché sinceramente non me lo ricordo. Insomma, come si chiama? Ce la dovrei avere il pallone. Ah, di MobileMe. Ecco, è una delle tante funzioni di MobileMe. Scusate ragazzi, un momento di vuoto di memoria. Lo aggancio su wifi. Un secondo, eh. Non so perché ho aperto la musica. Guardate, ma mi slitta l'iPod sul tavolino. Scusatemi, sarà. Mi arrivano, scusate, le notifiche. Ecco, mi è arrivata la wifi adesso e mi si aprivano le notifiche. Comunque, torniamo su Pages. Pages! Eccolo. C'ho un po' di casino adesso sull'iPod, infatti ancora devo ultimare. Dicevo, posso fare condividi via iWork. Ci verranno richieste le nostre informazioni. E poi queste funzioni me le farò vedere ovviamente su tutti i programmi, ma solo su questo. Adesso la faccio vedere su iWork. Poi su Pages, poi dopo è uguale per tutto. Per tutti, che andiamo a inserire la password. Andiamo a inserire la password. Ok, scusate, ve la nascondo perché sulle pod si può vedere purtroppo. Ok. Ho inserito la password, si è vista l'ultima lettera, ma che se mi frega. Ma fare accedi. Sto facendo la verifica, vedete, verifico. Scusate ragazzi. È arrivato un mio amico. Aspettate che faccio una cosa intelligente. Posto un attimo. Verifica mia richiesta. Prima che tu possa iniziare a condividere, ci invierà un'email di conferma. Allora noi andiamo sul programma di posta predefinito. Stiamo andando sul sito di Google, ma non è settata purtroppo da me. Cioè, nel senso che si aprirebbe con l'altra mail, con quella del blog della bandiera, che c'è gmail.com. Quindi andiamo direttamente al programma di posta predefinito, che è io Thunderbird 5.0 beta 1, di cui prossimamente ve ne parlerò. E eccola, vedete, verifica indirizzo email su iWork beta. Show remote content. Andiamo a fare verifica adesso. Il suo indirizzo email è stato verificato, ritorna a Pages, Keynote o Numbers e inizia a condividere i suoi documenti. Andiamo a chiudere il nostro programma di posta e andiamo, riapriamo qua, andiamo qua su,
chiave inglese, condividi stampa, condividi via iWork. E in tempi discreti ci andrà a contattare iWorks, che sarebbe, diciamo, questo serverone qua. Si muove, eccolo. Permette, vedete, di condividerlo su iWork.com. Ok, andiamo a cancellare. Nel poco mi poi si può attivare il righello, ovvio. Poi abbiamo le varie impostazioni, conteggio, oh, scusate, conteggio parole, controllo ortografia, guide bordi, così. Poi abbiamo scusate, sono ritornato lì. Abbiamo l'aiuto, ci vuole un po' a caricarlo, ma lo carica in breve tempo. Intanto io qua vado a ridurre l'icona. Metto al centro. Come usare Pages, cambiare la lingua, lavorare tutte, diciamo, tutte le guide per utilizzare al meglio Pages. Poi faccio vedere un esempio di tema precostruito, se in questo caso è stato offerto da Apple, vedete come lavoro, diciamo, come introduzione, ma ne accendo documenti. Più possiamo, vedete, creare un nuovo documento oppure copiarlo da iTunes, iDisk o WebDAV. Creare un nuovo documento, scegliamo il template che più ci piace, per esempio questo, no? Vado a cancellarlo io intanto, vabbè, me l'ha fatto ormai. Poi andando su modifica noi possiamo selezionare per esempio questo, rinominarlo per esempio, e poi andiamo a fare così e io lo clicco, ecco, ci faccio elimina. Fine. Possiamo naturalmente ordinarli per data o per nome. Un'altra cosa che mi sono scordato è che, ah no, ve l'ho già detto, l'invio ad iTunes. Ora vi faccio vedere, chiudiamo Pages, faccio vedere come funziona. Noi naturalmente dobbiamo collegare il nostro iPod ad iTunes, spero che me lo riconosca, perché quando utilizzo contemporaneamente i demo, qualche problema ogni tanto me lo dà, causa display recorder. Che fa crescere un po'. Vediamo. No, al massimo lo faccio vedere dopo che ho finito di farvi rivedere tutti e tre. Numbers, paragonabile a Microsoft Excel, naturalmente in modalità mobile e naturalmente più alleggerito, ovvio. Qui troviamo i nostri. Eccolo qua, fogli di calcoli, ne ho fatti per esempio due. Anche qui potete ordinare per nome e per date. Uno vuoto di esempio e l'introduzione classica che si trova in ogni programma della suite iWork. Possiamo anche qui creare un nuovo documento, in questo caso si chiama foglio di calcolo con i nostri naturalmente template di default. Stessa cosa per la modifica. Una volta aperto un documento qui si può, vedete, inserire dei dati, vedete, si aprirà una cosa tipo questa. Ecco, noi possiamo andare a mettere numeri, settare numeri, orario, testo, quello che vogliamo, diciamo. E diamo ok quando abbiamo terminato. Possiamo anche qui inserire foto, quindi media, contenuti multimediali, tabelle, grafici, forme. E le impostazioni sono pressoché simili. Abbiamo la condivisione, via iTunes, iWork anche qui. Le impostazioni, il trova, ovviamente. E l'aiuto. Sono un po' più scarne, però. Diciamo, cioè, quelle essenziali ci sono tutte. Adesso facciamo subito perché diciamo, quelle più potenti e più grosse ve le ha mostrate tutte. Adesso mettiamo a vedere Keynote, ma poi farò vedere anche come trasferire un documento da PC ad iWorks o viceversa. Andiamo un attimo, dopo andiamo a creare un documento sul PC e andiamo a trasferirlo. Keynote che si usa in Landscape solamente. Vado a ruotare. Un attimo, eccolo qua. Vedete, qui ho due tipi di presentazione, cioè no, c'ho quella di introduzione classica. Ecco. Dove vedete, voi con una swipe verso l'alto, verso il basso, possiamo mostrare, aspettate, o nascondere le varie barre. Possiamo anche qui inserire contenuti multimediali, tabelle, adesso non le faccio caricare, però comunque, grafici, forme. Insomma, sono sempre quelle le impostazioni, possiamo riprodurla. Sono impostazioni che abbiamo diverse, abbiamo delle cose diverse. Condividi e stampa rimane uguale, trovo uguale. Abbiamo modalità animazione che ci permette di settare le varie animazioni tra le diapositive.
note del presentatore, che possiamo aggiungere delle note riguardo a, diciamo, sì, qui vado ad annullare, riguardo delle diapositive che poi andranno appuntate ovviamente e revisionate. Poi il resto, impostazioni, sono, vabbè, leggermente diverse, per esempio abbiamo il dispositivo remoto, abilità telecomando, così, e abbiamo l'aiuto, il resto rimane uguale. Ok, anche qui possiamo, sì, inviarla ad iTunes, se vi faccio vedere, esempio, questa è una presentazione vuota. Possiamo aggiungerlo, creare una presentazione con, o copiarla ad iTunes ovviamente da varie fonti, e qui abbiamo tutti i nostri template default. Adesso proviamo ad inviare. Ah, io ho già fatto invia di un documento, ho già fatto invia su ad iTunes prima. Andiamo a vedere. Io qui devo chiudere un attimo i demos. Disconnettere. Riconnettere l'iPod. Sperare che iTunes me lo rilevi senza chiuderlo e riaprirlo. Anche perché mi sta scaricando i vari i keynote della Apple, che mi vanno sempre in tilt. In tempi discreti. Due episodi. Scarica, va là. Non in play, Get all. Ok, li fate ripartire. Eccolo, me lo stai piano piano riconoscendo. Non so perché oggi va un po' a rilento la porta USB sul retro. E speriamo in tempi discreti di riuscirlo ad aprire. Facciamo una cosa. Quiet. È perché uno anche dei problemi che rallenta parecchio iTunes è il fatto che sta scaricando gli Apple Keynote. Quelli lo rallentano molto, vedete? Come si apre, arrivano subito in download, cose così, diciamo. Speriamo bene. Chiaramente, come primo in blog, abbiamo ricominciato in bellezza, come il nostro classico stile, con i classici problemi che troviamo in ogni videoblog. Dai, iTunes! Dai! Sì, bravo, bravo, beh, sì, mi piacerebbe. Va bene, insomma, noi dovremmo aprire il nostro iPod e le nostre applicazioni. Sotto in basso abbiamo l'elenco. Troviamo Pages, Numbers o Keynote. Copiamo da lì via il file facendo salva con, che c'è giù in fondo, salva con nome, insomma, e lo salviamo dentro. Prima di inviare, iTunes naturalmente ci chiede il formato. Per inviare basta importare il formato in doc, PDF o in formato Pages, diciamo fatto apposta dell'iWork per Mac. E poi automaticamente basta fare quando si fa. Si crea un nuovo progetto, basta fare importa da. Basta fare importa da iTunes. Ok, ragazzi. Non quite. Riduci. Vi saluto. Alla prossima, raga. State bene. Come penso che avete saputo, la notizia che installer è stato riciamo e riesumato. Sto tentando di creare una repo di installer, così quando uscirà il nuovo package li osterò subito io. Ciao, raga. Alla prossima.